E devo far vedere ai miei amici la mia cameretta. Qui c'è la mia bellissima cameretta. Ma qui c'è qualcosa di strano, ragazzi. No, si è chiusa! Giorgia, sei qui? Ma non c'è qui, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi! Io sono Salvo. E io sono Giorgia. Mentre dietro alle mie spalle c'è la mamma Cinzia, che ci tiene sempre compagnia durante i nostri video. Ragazzi, oggi io e Giorgia, la mamma, siamo felicissimi. Perché? Perché per la prima volta dormiremo nella nostra nuova casa. Sei contenta, Giorgia? Dillo, quanto sei contenta? Un sacco, sono felicissima. In un video precedente l'avevate già vista questa casa, ma era un po' diversa perché non c'era niente. Anzi, in quel video, se non sbaglio, mi ero anche dimenticato della Giorgina in casa, senza mobili, senza nessuno, senza nessuno. Comunque sono venuto a prenderti, non è che ti ho lasciato qui da sola, anzi facciamo così, amici da casa, se non avete visto questo video andatelo a vedere. Esatto. Oltre alla novità che dormiremo questa sera nella nostra nuova casa, non so se lo vedete mentre Giorgia sorride, Giorgia ha perso anche un dentino. Sei contenta, Giorgia? Sì. Ti ha fatto male? No, perché me l'ho strappata. La cosa brutta però di quando uno cambia casa è che tutti i vestiti, tutti i mobili, soprattutto tutti i giocattoli della Giorgina vanno portati nella casa nuova, quindi c'è da disfare un sacco di scatoloni. Guardate, ragazzi, scatole qui, scatole qui, scatole qui. No, questa è la mamma. Scatole qui, non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo a disfare questi scatoloni, così si va a letto presto. Su, dacci una mano. No, babbo, devo fare una cosa importante. Sono proprio curioso di sapere che cos'è questa cosa importante. Anzi, forse lo so, tu vuoi solamente giocare, già lo so io. No, babbo, devo fare una cosa molto importante. Sì, allora sentiamo, che cos'è questa cosa importante? È che devo far vedere ai miei amici la mia cameretta. Ok, non è così importantissima come cosa, però sì, saranno sicuramente curiosi i nostri amici, perché l'ultima volta che l'ha fatta vedere c'erano solamente i quattro muri, invece adesso c'è il letto. Anzi, non voglio dire nulla, vai. Vai te, portati dietro la telecamera, fai vedere ai nostri amici la tua cameretta. Ok. Ok, ragazzi, allora, qui c'è la mia bellissima cameretta, tutta pronta, bella, per andarci a dormire. Poi qua ci sono tutti i miei armadi normali, ce l'avevo anche in quell'altra camera. Qua ci sono dei cubocchi invece, dove ci metto tutti i libri e pupazzi. Invece qui ci metto tutti i libri di scuola e qualcosa da disegnare e da colorare. Invece qui c'è la mia scrivania, che ancora la sedia deve arrivare. E comunque ci sono molti scatoloni, molti sacchetti, perché devo svuotare i miei vestiti e i giocattoli, ma molti più giocattoli che vestiti. E questa qui è la mia cameretta. E comunque, ragazzi, io non vedo l'ora di venire a dormire in questa cameretta. E voi? Ci avete una cameretta tutta vostra? Me la descrivete sui commenti? Noi siamo la vostra scuola, insieme tutto dentro di noi. Ma questo è possibile? Non ce la faccio più! Mamma mia, quanti scatoloni abbiamo? Giorgia, senti un po', ma anziché ballare e cantare, ma perché non mi dai una mano? Vai a prendere almeno una scatola con i tuoi giocattoli, no? No, babbo, non ho voglia. Giorgia, prima finiamo, prima si va a letto. Su, vai a prendere almeno una scatola, su. Va bene, babbo. Ragazzi, volete sapere la verità perché non volevo venire qua sotto? Perché mi faceva molto paura, anzi perché mi fa molta paura, perché ancora la casa non la conosco molto bene. Se ci sono i mostri, i fantasmi, ho paura. Oddio, ragazzi, quanti giocattoli! Come faccio a portarli tutti su? Va bene, prenderò uno alla volta. Prendo questo che è leggero. Wow, ma cosa c'è qua dentro? Stanzino, niente di che. Wow. Ma qui c'è qualcosa di strano, ragazzi, perché non c'è la maniglia, eppure questo si apre.
capito, ragazzi. Questo qui forse è un passaggio segreto e non c'è la maniglia per non farlo scoprire a nessuno. Lo sapete che faccio? Ora c'entro dentro e vediamo dove mi porta. Cinzia! Eh? Ma Giorgia? Giorgia, che ne so io? Dov'è? Come? Allora, io prima l'ho mandata giù per prendere gli scatoloni con i giocattoli, però non l'ho più vista. Nemmeno io. Se l'hai mandata giù, vedrai, avrà trovato qualche giocattolo e che avrà fatto secondo te? Secondo me sta giocando. Vado a vedere, vai. Giorgina, sei qui? Mamma mia, quanti scatoloni c'è da prendere ancora? Giorgia! Su! Sei qui? Giorgia, ti sei nascosta? Dai, non c'ho voglia di giocare. Giorgia! Ehi! Ragazzi, Giorgia qui non c'è. Quindi, dove si sarà nascosta? Dove sarà andata? Andiamo su in camera. Giorgia! L'ho trovata? No, non c'è giù in garage. Penso che forse sia in camera. Vado a vedere. Giorgia, mi senti? Giorgina! Giorgia! Dai, non voglio di giocare a nascondino. Sei qui, lo so che sei nell'armadio, lo fai sempre. No, non c'è. Ragazzi, incomincio a preoccuparmi. Giorgia non la trovo, non c'è né in garage e né in camera. Cinzia, c'è un problema. Cioè? Io non trovo Giorgia. Come non la trovo? Non la trovo, in camera non c'è. In garage, che gli ho detto di scendere giù per prendere una scatola, non c'è. Giorgia! Cinzia, facciamo così, tu vai a vedere nei bagni, ok? Io vado a vedere un attimo fuori, perché magari è uscita fuori e è rimasta chiusa fuori, ok? Ok. Giorgia, sei qui? No, ragazzi, qui è tutto buio, non penso che è fuori, anche perché se era fuori la sentivo. Giorgia! Ehi, Giorgia! No, non va bene così però, Giorgia, sei qui? Ma io non c'è qui, ragazzi. Cellulare, perché non ci ho pensato prima? Posso chiamare mamma e babbo? Sì? Oh no, non prende, è vero? Uva. Scrivete nei commenti che io sono chiusa in questo stanzino con le ragnatele, paurosissimo. Almeno mamma e babbo vanno a leggere i commenti e stanno che sono chiusa qua. Ragazzi, io a Giorgia non la trovo. L'abbiamo cercata dappertutto, nei bagni, come avete visto fuori, in cucina, in garage, nelle stanze. Di Giorgia non c'è traccia in questa casa. Ma che si fa adesso? Cinzia, che facciamo? Salvo, non lo so. Ragazzi, voi se avete visto dove è andata, scrivetelo nei commenti, almeno lo leggiamo e lo vediamo. La troviamo subito. Sì, ma adesso che facciamo però? Non lo so, chiamiamo i carabinieri. Almeno vengono anche loro a cercarla qui in questa casa così grande. Allora facciamo così, Cinzia, te chiama i carabinieri e io scendo di nuovo giù in garage a cercarla, perché la colpa è mia, l'ho mandata io giù da sola. Dai, Giorgia, ma sei qui? Dai, che si sta facendo uno scherzo, non ci sta piacendo. Ragazzi, ma voi sentite? Ma io sento delle voci. Ma da dove vengono queste voci? No? Giorgia, sei qui? Giorgia! No, ragazzi, non so se voi lo sentite, ma da dentro queste mura viene un suono, delle voci. Giorgia, mi senti? Beh, è qui dentro, ragazzi, è qui dentro. No, ma... No, no,
c'è una porta! Come si apre? Giorgia, sei qui! Giorgia! Ma come si apre? Ragazzi, è qui dentro di sicuro! L'ho aperto! È qui, ragazzi! No, no! Giorgia! Giorgia! Giorgina! Giorgia! Cinzia è qui sotto le scale! L'ho trovata! Giorgia! Giorgina! Dai, Giorgia! Non si sveglia, ragazzi! Sarà svenuta di sicuro! Vieni qua, aspetta! Ti porto su! Ah, poverina! Ok, aspetta, ok. Giorgia, svegliati. L'ho trovata, è qui, Cinzia. Giorgia, sveglia. Giorgia, sveglia. Sarà svenuta dalla paura, ragazzi. Ok, Giorgia. Giorgia. Cinzia, puoi venire, per favore, dove sei? Cinzia, dov'era? Era giù dentro una stanza segreta. Come sta? Non lo so, l'ho trovata così, è svenuta. Giorgia. Giorgia, amore, svegliati. Giorgia. Giorgia, Giorgia, svegliati. Giorgia, Giorgia, si muove, si muove. Giorgia, sveglia. Amore. Mamma. Amore. Ho avuto tanta paura. Piccolino, anch'io ho avuto tanta paura, amore. Ma dove eri? Ero in una stanza segreta, non lo so, giù di sotto. Ma ho capito, Giorgia, ma tu vedi queste stanze? Ma non c'è entrare, dicelo prima a noi, così si controlla insieme. Ma che ti vai a infilare in tutti i buchi? Meno male che avevi lasciato il cellulare acceso, perché ho sentito le voci dal cellulare. Se il cellulare si spegneva o si scaricava, io non ti sentivo. E lo sai che potevi anche morirci lì dentro, perché nessuno ti trovava. Giorgia, infatti non lo fare più, amore. Vabbè. Se trovi qualche stanzina segreta, qualcosa che non conosci, amore, chiamaci, chiamaci, noi veniamo e le vediamo insieme, ok? Non lo fare più, Va bene. Amore. Abbiamo terminato un altro video, per fortuna questa volta è andato tutto bene perché abbiamo ritrovato la Giorgina, sì. Ok? Vuoi dire qualcosa ai nostri amici, Giorgia? Sì, babbo. Mi raccomando, ragazzi, quando trovate delle stanzine segrete oppure che non avete mai visto, non entrateci mai senza un aiuto o qualcuno accanto, perché è molto pericoloso. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like! Attivate la campanella degli aggiornamenti se ancora l'avete fatto, ma soprattutto, che cosa devono fare, Giorgia? Iscrivetevi al nostro canale! E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande... Wow! Ciao e al prossimo video!